E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video unboxing. Ebbene ragazzi, il grandissimo e direi super discusso momento della pubblicazione di Death Stranding finalmente è arrivato. Oggi è l'8 novembre e io sono andata a ritirare da GameStop, perché sì, lo avevo prenotato da GameStop, la mia copia di questo attesissimo gioco. Io avevo prenotato la special edition. Prima di passare all'unboxing vero e proprio, ci tenevo un attimo ad aprire una piccola parentesi, perché ho detto all'inizio che questo gioco è super discusso, perché ovviamente ragazzi, da quando quelle poche persone che l'hanno potuto giocare in anteprima hanno cominciato ad esprimere i propri pareri su questo gioco, ragazzi, si è cominciato a scatenare un putiferio allucinante di opinioni dappertutto sui social, e direi ragazzi che io sinceramente ce l'ho fino a qua, non alla cima dei capelli, ben oltre ce l'ho ragazzi, perché ormai viviamo in un'era in cui chiunque può diventare un incredibile opinionista, quindi chiunque ragazzi deve per forza, sente proprio il bisogno fisico di esprimere la propria opinione, tra l'altro senza nemmeno aver provato il prodotto in questione. Però vabbè, questa è una piccola parentesi, cioè vi dirò ragazzi che io sinceramente mi sono proprio rotta i coglioni di sta a vedere tutte queste grandi dissertazioni su Facebook di gente che dice questo, dice quello sul gioco, adesso che persone l'hanno ricevuto anche un po' in anticipo, probabilmente chi l'aveva prenotato su Amazon, non lo so, fatto sta che ci sono opinioni su questo gioco assolutamente dovunque, e io ve l'ho detto ragazzi e ve lo ripeto, mi sono rotta proprio le palle di tutta questa questione. Ritorniamo un po' all'antichità, diciamo così, dove la soggettività prevaleva, quindi se non ti piace a te non è detto che non mi debba piacere a me, per cui perché diavolo devi per forza venirmi a imporre il tuo parere, non mi interessa saperlo, ci picchia. Però vabbè, ci tenevo, devo un attimo sfogarmi ragazzi, perché veramente non ce la faccio più, cioè è un'invasione, dovunque, quindi la gente dice che le recensioni e i voti alti sono stati influenzati, non so da che cosa, era fatto semplicemente che il gioco è di Kojima, cioè non lo so ragazzi, è stato detto di tutto, perché la gente, certa gente non si riesce a spiegare come sia possibile che questo gioco abbia ricevuto voti così alti, ma ricordiamoci che la soggettività esiste ancora, e quindi quello che non piace a voi magari può piacere tantissimo a qualcun altro. Insomma, giocate e non rompete i coglioni. Ok, recuperata un attimo di calma e di lucidità ragazzi, vi dirò, non perdiamo più tempo anche perché sto fremendo, e andiamo ad unboxarlo. Ed eccoci qua ragazzi, sulla mia meravigliosa tovaglia ricoperta di lama colorati, con Robin che ha deciso adesso di farsi le unghie. Grazie Roby. Perfetto, ok, tiriamolo fuori dalla busta di GameStop e voilà, eccolo qua ragazzi, ovviamente col cielo ma non si vede una mazza. Forse sì, se magari lo tolgo dal riflesso della luce non lo centrerò mai nella mia vita, non ce la farò mai. Eccolo qua ragazzi, in celofanato, che meraviglia questa special edition. Qua di fronte ragazzi possiamo vedere il titolo del gioco, l'immagine e l'ha scritto ovviamente Special Edition, che grande fantasia. Sui lati del cartonato, perché questa parte mi sa che è in cartone, troviamo ovviamente il titolo del gioco, e qua dietro ragazzi ci svela il contenuto, ma io direi che sarà forse meglio toglierlo prima dalla cellophane. Che sedere, avevo giusto le forbici dalla punta arrotondata qua a fianco a me ragazzi, ricordate di usare sempre quelli con quella con la punta arrotondata. Se ci dovessi riuscire mi piacerebbe non rompere la cellophane per poterlo poi conservare all'interno della stessa. Non ce la farò mai, ce la posso fare, ecco fatto ragazzi, vediamo se riesco a tirarlo fuori senza rompere niente, ho un po' di dubbi. Ecco qua, verrà fuori, non verrà fuori, e chi lo sa.
Ok, ecco qua la cellophane intatta. Wow, che magia! E voilà ragazzi, allora il titolo posso vedere è, sempre se riuscirò a farlo vedere a voi, è in rilievo. Ovviamente magari in video la cosa non si nota, ma comunque il titolo qui è in rilievo. Qua dietro ragazzi il riflesso mi perseguita. Vabbè, voi non credo che riuscirete mai a leggere quello che c'è scritto, ve lo leggo comunque io. Ci svela il contenuto di questa edizione speciale: custodia steelbook di Death Stranding contenente il gioco completo per PS4, l'album musicale digitale Death Stranding Timefall, musica originale dal mondo di Death Stranding, Death Stranding Timefall video digitale dietro le quinte, occhiali da sole e maschera Ludens, oro altri colori se ottenuti durante il gameplay. Per cui questi sono i contenuti di questa special edition. Principalmente ragazzi si tratta della steelbook, io direi, contenuto speciale, c'è la colonna sonora in digitale. Ovviamente tiriamo fuori questa steelbook, io non vorrei toccarla sinceramente con le mie mani, ma vabbè, fa niente. Ok, non c'è praticamente nulla di diverso ragazzi, l'immagine è perfettamente identica, potete vedere, a quella del cartonato, soltanto che qui il titolo è più spostato verso destra, non potrete mai vederlo nella vostra vita. Come potete vedere il titolo è più spostato verso destra, insomma Hideo Kojima Game, e dietro c'è solamente il logo della Kojima Productions. Ok, andiamo ad aprire la steelbook. Eccoci qua ragazzi, come potete vedere qui c'è il disco di gioco, qua ci sono dei bigliettini, chiamiamoli così. Ok ragazzi, questo qua è il cartoncino, ovviamente dietro c'è il codice attraverso il quale scaricare appunto la musica originale di Death Stranding. Qua dietro c'è un bigliettino riguardante i comandi base, ricordiamoci bei tempi dei libretti. E questo qua ragazzi non lo giro perché ovviamente dall'altra parte c'è il codice per scaricare appunto gli oggetti digitali da utilizzare nel gioco. Ci hanno fatto un libretto ragazzi, come potete vedere, apposta in tutte le lingue, dove spiegano come scaricare il contenuto. Cioè fate il libretto per spiegare come scaricare il contenuto digitale, non fate più i libretti come quelli di una volta, bellissimi, e fa spavento la mia bocca qua nell'angolo in alto. Comunque vabbè ragazzi, ecco qua, fondamentalmente il contenuto di questa special edition è questo. Quindi fondamentalmente, a parte ragazzi vabbè la colonna sonora, il cavolo che vi pare, si paga in più, diciamo così, la steelbook. Quindi costa, cioè il prezzo è di 10 euro in più rispetto alla versione standard, quindi diciamo che fondamentalmente ci può stare. La collector's edition costa la bellezza di 200 euro, ovviamente già erano finite in pre-order, per cui vabbè. Che dire ragazzi, questo qua era l'unboxing di Death Stranding, della sua special edition. Ovviamente non mi sorprendo più di tanto perché sapevo benissimo si sarebbe trattata soltanto della steelbook, però comunque sono contenta di aver acquistato questa edizione speciale. Quindi ragazzi, che dire, questo qua era l'unboxing, ovviamente spero che il video vi sia piaciuto. So che tipo in 3 miliardi, e vabbè, forse esagero un pochettino, so che diversi di voi staranno per scrivere in commento e chiedermi: giocherina, ma farai la serie di Death Stranding? Ti prego, porta la serie di Death Stranding sul canale. La mia risposta ragazzi purtroppo è no, non ci farò una serie e non credo che comunque mi convincerei a farla, perché temo che non sia un gioco molto adatto per portarci una serie gameplay, sinceramente, perché sicuramente la storia sarà una figata assurda, però visto diciamo il sistema di gioco, temo sia un gioco abbastanza lento, diciamo così, fra molte virgolette, e quindi non credo sia proprio adatto ragazzi per farci una serie, che comunque sapete benissimo le serie devono essere abbastanza dinamiche, per cui a meno che non sei un Sabaku, insomma, che puoi fare il cazzo che te pare, tipo far durare i tuoi video 5 ore, la gente non se ne frega un cazzo. Non sono lui, per cui ragazzi temo proprio di no. No, non ci farò una serie, me lo giocherò per conto mio. Penso che questi ragazzi siano giochi che vanno giocati e goduti, ecco, diciamolo proprio così, da soli o perlomeno in compagnia, ma giocati per conto proprio. Quindi è quello che farò. Fatemi sapere ragazzi se anche voi avete comprato il gioco al lancio, se comprerete più avanti, quali sono le vostre impressioni, se l'avete cominciato a giocare, insomma fatemi sapere assolutamente tutto, perché sono come sempre curiosissima. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!